fatto è davvero singolare che i lavoratori della Medias, l'azienda del Presidente del Consiglio, siano oggi qua in piazza e l'azienda non è certo una di quelle in crisi nel panorama nazionale. Il fatto è che Berlusconi tende alla precarizzazione dei suoi dipendenti, li vuole esternalizzare soltanto per accentuare, aumentare ancor più i profitti delle sue aziende. Mi piacerebbe che il Presidente del Consiglio rispondesse, perché questo governo ci ha detto prima che la crisi non c'era, poi ci ha detto che la crisi era già passata. Se adesso anche i dipendenti di un'azienda come Mediaset, che senz'altro non dovrebbe essere in crisi, ha questi problemi, vuol dire che forse ci hanno raccontato come al solito solo delle bugie. L'uso indiscriminato delle esternalizzazioni ha uno scopo ben preciso ed è quello di liberarsi dei lavoratori. Lo si è fatto, l'hanno fatto per i call center, l'hanno fatto in tante attività ed anche in questa. E però questo è anche il sintomo del comportamento imprenditoriale di Berlusconi, che quando si tratta di maneggiare denaro pubblico non guarda ai problemi, e difatti sappiamo che le spese della Presidenza del Consiglio sono aumentate tantissimo. Quando si tratta invece di denaro privato suo personale, allora diventa molto più risparmioso e parsimonioso. Ecco, credo che sia questa un po' la sintesi anche di questa protesta che i lavoratori stanno facendo oggi.